Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Smeraldo! Oggi finalmente andremo allo scalo di Selcepoli, nello specifico Selcepoli, e non al Ghepoli. Il motivo sarà chiaro tra pochissimo. Parlando adesso con lei... Ciao, sei qui per prendere il traghetto? Mi fai vedere il biglietto? Tonks mostra il biglietto. Perfetto, non hai bisogno di nient'altro. Dove desideri andare? Possiamo andare solamente verso Porto Alghepoli, quindi salpiamo subito. Sali pure sul traghetto e attendi la partenza. Ciao, Tonks! A causa di un impegno improvviso, devo sbarcare, ma sono contento di vederti. Complimenti, campione della Lega! C'è un posto che una persona come te deve visitare. Si chiama Parco Lotta. Che posto è? Capirai quando lo vedrai. Ho parlato con il capitano a questo proposito. La prossima volta che sali sul traghetto, dovresti riuscire a salpare per il Parco Lotta. Ok, Tonks, ci vediamo al Parco Lotta. Questo traghetto è stato costruito per solcare le correnti impetuose. Buon viaggio, i passeggeri sono invitati ad esplorare la nave. Ed è quello che faremo, però prima, parlando con lui, ci vorrà un po' prima di toccare terra, direi. Puoi riposarti nella tua cabina, se ti va. La tua cabina è la numero 2. Il letto lì dentro è morbido e caldo. L'ho provato, ed è davvero comodo. Vecchie conoscenze, signor Marino e Peco. Ti do il benvenuto a bordo, Tonks. Sono stato nominato capitano onorario della MN Marea. MN non sta per macchina nascosta, ma per motonave. Ora puoi chiamarmi Capitan Marino. Sai, ero andato in pensione, ma quando ho visto questa magnifica nave, devo dire che ha risvegliato la mia indole marinara ormai assopita. Adesso, sapevate che osservando Yoblo è possibile vedere la nave in viaggio? E stiamo in effetti attraversando il percorso 134. Potrei rimanere qui a guardare, però non conviene visto che voglio esplorare giusto un po' la nave. Nella cabina numero 2 possiamo curare la nostra squadra. In tutte le altre cabine abbiamo tante lotte da fare. E non solo nelle cabine. Credo proprio di tagliare via tutte queste lotte, perché non ci sono Pokémon che non abbiamo visto qui. Sono di livello 45, non è Lega Pokémon. Quindi adesso starete sicuramente vedendo tutte quante le lotte che abbiamo affrontato, insomma, che avrò affrontato. Quello, in sintesi. Mi fermo un secondo però, perché qui... Ah, ciao. No, non sto facendo nulla di sospetto. Tieni questo, è gratis. Io, davvero, non ho rubato nulla a nessuno io. Non lo farei mai. È merce pulita, puoi usarla tu. Lui ci regala, tra virgolette, la MT-49. Probabilmente voleva liberarsene però. Scippo è una mossa che ruba la mossa avversaria. Non è così utile. E adesso, questi sono gli ultimi allenatori delle cabine. Ce n'è uno in particolare che ha 5 schitti di vari livelli e un del catti. Ho fatto bene a tagliare via queste lotte. Le ultime due però le vedremo insieme. Il motivo è che, non contando il Parco Lotta, i prossimi due allenatori saranno gli ultimi allenatori che si possono affrontare in questo gioco. Non sono gli ultimi due, ma gli ultimi tre in realtà, perché ce n'è un altro che devo ancora affrontare. Buon viaggio sul nostro traghetto, vuol dire che siamo, credo, a metà strada. Importantissimo, in questo punto si trova Avanzi. Avanzi è uno strumento molto buono che fa curare il Pokémon che lo tiene ogni turno. Li posso affrontare in coppia questi? Mi sa di sì, ma ho mancato l'occasione. Comunque lui è il penultimo allenatore non importante del gioco. Ecco, facciamo prima a dire così. Leonard, che ovviamente ha un Machop. E figuratevi se non lascio l'ultima lotta contro l'ultimo Machop di questo gioco. Fulmine! Devo devastare tutta quanta la popolazione di Machop io. Ho già spiegato che uno è un Pokémon, due a me non piace Machop. Fine. Sono d'accordo però sul fatto che, esatto, che Machoke sia leggermente meglio di Machop, se ignorate il fatto che ha letteralmente i muscoli che gli escono dalle braccia perché è troppo forzuto. Sì, quella è una cosa che in effetti potrebbe fare male al Machoke.
K, stesso, ma pazienza, Pelipper. Comunque in questo episodio, lo dico già adesso, andremo nel parcolotta, ma non vedremo nessuna delle attrazioni del parcolotta. Tuttavia abbiamo tante cose. È la seconda volta. Non ti azzardare a usarlo una terza volta, Pelipper. E ci riesce pure. Ok, va bene. Stavo provando a dire che voglio esplorare il parcolotta perché è importante, ma non vedremo le attrazioni perché le vedremo domani. Ok, oggi però, dopo il parcolotta, andrò a catturare un altro Pokémon leggendario. Spoiler, è Latios. Non spoiler, è nella miniatura. E quindi pazienza. Ultimo allenatore del gioco. Sarebbe divertente se avessi un Machop un'altra volta, ma credo che lui abbia direttamente un Machoke e non Machamp. No, ha un Tentacruel, che forse è anche meglio per noi. Dai, Fulgora! Io ve lo dico, l'ho già detto in realtà in passato, però noi non mireremo a prendere tutti quanti i simboli del parcolotta. Questa è una cosa che dirò anche domani, perché sarebbe davvero troppo lunga come cosa da fare. Vorrei ricordarvi che a breve, credo tra 3 giorni, uscirà, come si chiama, Paper Mario, il portale millenario per Nintendo Switch, e non vedo l'ora che esca, perché per me quello è uno dei migliori giochi di Mario, di Paper Mario, in realtà. Non importa, Fulgore a livello 51, abbiamo avuto la meglio su Philip, e abbiamo finito. Non c'è nient'altro da fare qui. L'unica cosa che posso fare adesso è andare a dormire nella mia stanza, per appunto recuperare PS e ridare energia alla squadra prima di approdare a Porto Alghepoli, appunto. Quindi dormiamo un po'. Oh, c'è un letto, meglio riposarsi un po'. Eccoci, siamo approdati a Porto Alghepoli. Grazie per aver viaggiato con noi. Se fate la strada opposta, basta un riposo, mentre da Selcepoli ad Alghepoli bisogna riposarsi 2 volte o affrontare tot allenatori e perdere un po' di tempo. Ora riprenderò il traghetto, non farò la strada opposta, mi raccomando. Voglio andare al parcolotta. Solamente in Pokémon Smeraldo c'è il parcolotta. In Rubino e Zaffiro c'è altro. Benvenuti a Battle Frontier! Il parcolotta, sogno un posto così da sempre. Ah. È la tua prima visita? Prego, da questa parte. La nuova frontiera della lotta Pokémon, questo è il parcolotta. A chi ci visita per la prima volta, lasciamo il pass parco. Si può utilizzare in tutti gli edifici del parcolotta. E voilà! Tonks ottiene il pass parco. Ma attenzione! Abbiamo messo la scheda allenatore nel nostro pass parco. Ma tu sei Tonks, ne hai fatta di strada. Oh, signor Scott, buongiorno a lei. Che bello rivederti, è proprio una gioia. Fai pure le cose con calma, qui c'è molto da esplorare. Spero che tu possa assaporare la pura esperienza della lotta. Io mi sono trasferito qui, vieni pure a trovarmi quando vuoi. Possiamo quindi cominciare con l'aprire la nostra scheda allenatore. Ora abbiamo il pass parco. È un po' incasinato, sappiate solamente che nel filmato possiamo registrare video lotta. Praticamente lo sfidafonino. Abbiamo ancora la scheda allenatore, ma qui abbiamo tutte le attrazioni del parco lotta, di cui parlerò però domani. Le vedremo tutte quante, quindi scialla, alcune più in fretta di altre, perché alcune tecnicamente ne abbiamo già discusso. Qui inoltre abbiamo dei simboli, anche di questi discuteremo domani. Adesso, benvenuti nel parco lotta, di nuovo, stavolta siamo dentro il parco però. Abbiamo tante cose da fare e vedere qui. Prima di tutte, là c'è una grotta. Seconda cosa, devo andare un attimo nel centro Pokémon, perché qui è possibile volare. Chiedo scusa del taglio, ma è successo un disastro che non vi spiegherò neanche. Allora, direi di cominciare con l'andare in quella caverna. Ignorate questa struttura, ne riparleremo domani. L'avete visto? So che l'avete visto. È là sotto. E parlando con questa signora... Scusa, giovane, hai una buona vista? Poco più in là c'è uno strano albero. Mi sembra che ondeggi, ma forse la vista mi tradisce. Solamente in Pokémon Smeraldo c'è questo Pokémon. E oh no, spoiler, è un Pokémon. È un albero che si muove, poteva essere qualche altra cosa. Mi raccomando,
Per fare questa cosa bisogna aver preso il vaso Wilmer. Annaffiando il finto albero, lo strano albero non gradisce il vaso Wilmer. Lo strano albero ti sta attaccando! Lo conoscete? Lo amate tutti quanti? Questo è Sudo Wudo! Anzi, Sudo Wudo! Non è in parte erba! E non parleremo di questo Pokémon perché ormai siamo nel post-game. Voglio però catturarlo. Perché, escludendo Pokémon Colosseum, l'unico modo per ottenere un Sudo Wudo in tutti i giochi di terza gen è questo Sudo Wudo qui. Altrimenti è in Colosseum. Però non ho portato ancora Colosseum. In effetti non ho portato né Colosseum né XD. Ok. Però non è importante adesso, ok? Voglio catturare Sudo Wudo. Essendo un tipo roccia, ne voglio parlare giusto un secondo, perché ormai siamo qui. È abbastanza resistente, è molto divertente poi come in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto con l'aggiunta delle teracristallizzazioni. Sudo Wudo prende il tipo erba nella palestra erba, perché ha senso, è un finto albero da secoli ormai. Mentre lancio Pokéball, lo dico, ma è un po' inutile. Attaccante difensore fisico, ma c'è di molto meglio. Impara però frana a livello 25 in terza gen, quindi c'è anche di peggio. Però siamo nel post game, non serve a niente. Abbiamo catturato Sudo Wudo, il Pokémon imitazione. E adesso, non importa, non importa se avete o non avete la mossa cascata. Perché non serve cascata per scendere una cascata. Basta andare giù. E non ci sono Pokémon selvatici nell'acqua del parco Lotta. Almeno credo, perché non li sto trovando. Non me li sono segnati per un motivo, a quanto pare. Entrando qui dentro, arriverete nella grotta artistica. Un po' come Sudo Wudo, escludendo Pokémon Colosseum, qui è possibile trovare solo un Pokémon che non è presente in nessun altro gioco di terza gen. Ed eccolo qui! Qui è possibile, ovviamente, catturare uno Smeargle. L'ho già detto nel video delle gare Pokémon, ma se mirate a completare tutte le gare a livello Master, catturate diversi Smeargle. Perché? Ricordo che in base alla natura, il Pokémon apprezza o disprezza alcuni sapori di Pokémelle, e Smeargle ha solamente una mossa, Schizzo, che copia perennemente una mossa usata da un altro Pokémon durante una battaglia. Questo vuol dire che è possibile dare a Smeargle Riposo, Russare, Esplosione, che è la combo perfetta per fare tutte quante le gare Pokémon, anche non di grazia, mi raccomando, che poi Esplosione è bellezza, ma lasciamo stare. Volendo è possibile vincere tutte le gare Pokémon con solamente lui. Non ha altri utilizzi in questa generazione, quindi lasciamo perdere. Che poi Smeargle, essendo uno dei Pokémon che si può trovare nella grotta mutevole, e che ora si trova anche qui, era letteralmente uno dei pochissimi Pokémon che non si potevano davvero ottenere in terza gen. Cheat barra giochi giapponesi che scambiavano a giochi non giapponesi esclusi. Abbiamo ancora la bici da cross, che ci servirà più tardi. Qui dovrebbe esserci solamente un altro strumento e c'è anche un'uscita della grotta artistica. Ovviamente abbiamo lo zaino troppo pieno, quindi usiamo qualche vitamina, tanto perché posso. Ho letto carburante, in realtà non carbonella. Diamo del ferro a, ovviamente, K, perché figuratevi. Proteina funziona su Baruk. Oh, ok, perché Baruk sarà incredibilmente utile per l'ultimo episodio di questa serie. PS su anche? Sì, ok. Quindi più lo potenzio, meglio è per noi. Andando per, dopo aver preso il carburante, ok, andando per questa uscita della grotta artistica, torneremo al parco Lotta, ovviamente. Tu? L'ho visto! C'era un Pokémon appiccicoso con una lunga coda. Si nascondeva sotto un masso e continuava a fissarmi. Era uno Smeargle ed era là sopra. Questo qui è la questa qui è la villa classifica del parco Lotta. Non abbiamo fatto niente qui, però è la musica del museo di Porto Alghepoli, quindi ci sta. Se fate scambio dati con altre copie di Pokémon Smeraldo, verranno messi qui i record di altre persone che hanno raggiunto questo posto e hanno affrontato le attrazioni del parco Lotta, mi raccomando. Allora, in Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro
c'era solamente una attrazione nel Parco Lotta, che neanche era il Parco Lotta, era la Torre Lotta, che è quella lassù. Questo posto invece è l'ufficio ritiro premi. Spendendo punti lotta, che si possono ottenere entrando nelle varie strutture e facendo sfide, li vedremo un po' meglio domani però, è possibile ottenere svariate ricompense. Lei, per esempio, ci darà in cambio di punti lotta decorazioni per le basi segrete, sono bambole e cuscini. Da inoltre bambola sindaco il Cicurita e Totodile. Ah, mi chiedo perché costino così tanto, vero? Lei invece è tecnicamente un easter egg di un gioco non uscito. Bambola Lapras, Snorlax, Venusaur, Charizard e Blastoise. Questo è il team che Rosso ha in Pokémon Soul Silver e Heart Gold, senza contare la bambola Pikachu. Fatto apposta? Forse? O forse no? Lei! Adesso cominciamo con le cose leggermente più utili. Per un punto lotta ci venderà le vitamine. Tutte le vitamine. E costano solo un punto lotta. Meglio di 10 punti lotta, vero? Lei però. Lei ci vende strumenti lotta, avanzi, erba chiara, rapida artigli, mental erba. La Lumi in polvere è una cosa che abbiamo già tecnicamente, è il distraroma ma con un altro nome, ci sta? La benda scelta! Che è buona? La roccia di re per far evolvere i Pokémon e far tentennare avversari, bandana e il mirino, che volevo su Absol, ma lasciamo perdere. Adesso direi di andare a trovare Scott, perché Scott l'ha detto, il signor Scott. Lui si è stabilito qui, nel Parco Lotta, ed è, credo in questa casa, so che è vicino ad una... non è qui, perfetto. So che è vicino alla Torre Lotta, solo che non ricordo di preciso dove. Potrebbe essere... mi sa che è qua dentro, vero? Scott? Sì. Ciao! Scusa se c'è poco spazio. Tonks, ti do il benvenuto al Parco Lotta. Questa è la realizzazione di un sogno. Ci sono voluti molti anni, ma alla fine il mio sogno si è materializzato. Se ci penso, è stato un viaggio molto lungo. Ho lasciato la mia casa alla ricerca di allenatori forti. Per realizzare il mio sogno, ci sono voluti tempo e sforzi inimmaginabili. Ma tutto questo appartiene al passato, non voglio soffermarmi troppo. Spero che tu qui possa lottare in modo appagante. Tonks, questo è un ricordo di tutte le volte che i nostri cammini si sono incrociati. Abbiamo ottenuto 3 punti lotta. Gratuitamente! È una cosa rara, in effetti. Possiamo controllarli sul pass parco. Più successo avrai nel Parco Lotta, più punti lotta guadagnerai. Usa i punti lotta nel modo che più ti aggrada, ad esempio per ottenere strumenti. Mi aspetto grandi cose da te. Scusate per il taglio, ma ho completamente scordato di mostrare questa cosa prima di andare avanti. Parlando con questo signore, ho allevato Pokémon per 70 anni. Sono l'uomo che tutti chiamano l'alleva Pokémon leggendario. Alla mia veneranda età, le abilità dei Pokémon si vedono a colpo d'occhio. Penso che a un allenatore come te interessi conoscere le abilità dei propri Pokémon. Oh no! Fammi dare un'occhiata ai tuoi Pokémon. Lui vi dirà come siete messi con gli IVS dei vostri Pokémon. Ad esempio, Fulgora. L'abilità di questo Pokémon mi sembra nella media. Ok? I suoi punti di forza sono i PS. Statistica notevole. Questo vuol dire che in totale abbiamo meno di 90 IVS su Fulgora. E la statistica migliore sono gli HP con circa 15. Baruch è messo almeno leggermente meglio? L'abilità di questo Pokémon mi sembra superiore alla media. Ok, il suo punto di forza è la difesa. Non ha un difetto, non c'è che dire. Non ha un difetto, credo che sia sopra i 26 punti DS in quella statistica. E se è sopra la media vuol dire che abbiamo da 91 a 120 IVS totali nel Pokémon. Quindi, non importa. Ora, vicino alla cupola lotta, non so però in quale punto preciso, credo che sia in quella casa laggiù, perfetto. Ci sono altri due allenatrici con cui voglio parlare. Lei e l'altra. Dal mio aspetto non si direbbe, ma in passato ero un bravo allenatore. Tutti mi conoscevano come la bellezza più forte in circolazione. Cosa c'è? Non mi credi? Non sono come quella spaccona laggiù. Io ho del talento. Adesso te ne darò la prova. Posso insegnare ai Pokémon mosse speciali, ma al contempo carine. Lei, in cambio di punti lotta,
vi insegnerà alcune mosse ai vostri Pokémon, intendo. Cova uova, movimento sismico, mangia sogni, mega pugno e mega calcio, corpo scontro, frana, contatore, tuono onda e danza spada. Ovviamente le più utili costano di più. Mentre l'altra signora qui... Lo so che non si direbbe, ma un tempo ero un allenatore fantastico. Tutti mi conoscevano come la miglior nuotatrice in circolazione. Qualcosa non va? Non mi credi? Non sono mica come quella buffona laggiù. Ho molta esperienza alle spalle. Anche lei fa la stessa cosa, ma con altre mosse. Diverse mosse. Peggiori mosse? Punto interrogativo. Riccio scudo, russare, fango sberla, comete, vento gelato, resistenza, psicamisù e i tre pugni elementali. Che ricordo, in questa generazione sono speciali. Però gelo pugno dato a un Pokémon attaccante speciale che lo impara può essere decente, perché ghiaccio è buono. Adesso torna il Tonks del passato. E invece no, devo scordarmi di continuo cose da mostrare in questo video, perfetto. Tornando a Porto Alghepoli, dopo essere diventati i campioni della Lega Pokémon nel Pokémon Fan Club. Wow, sei Tonks. Corre voce che tu sia davvero forte, non è vero? Discutiamo spesso su chi sia l'allenatore più in gamba. Quando ho sentito parlare di te, ho deciso di diventare un tuo fan. Spero che continuerai a lottare contro allenatori duri da sconfiggere. Così potremo continuare a vedere le tue mitiche lotte. E gli altri riconosceranno la tua grandezza! Ricordati, faccio il tifo per te, Tonks. In base a quanti allenatori affrontate nelle lotte contro altri allenatori veri, quindi con altre copie di Pokémon Rubino, Zaffiro, Smeraldo, Rosso Fuoco e Verde Foglia, è possibile aumentare i vostri fan. E andando qui, nell'hotel, sempre nel post-game, abbiamo gente, stavolta. Lui, per esempio, è il game designer. Lui ci darà un... com'è che si chiama? Un certificato di completamento del Pokédex, se completiamo il Pokédex. Ci sono altri membri... della Game Freak qua dentro. Ciambelline, e le gemelle, non le trovi deliziose? Sai che sono lasciamo stare. Queste due parti di video sono state registrate dopo quello che vedrete adesso. Quindi ci rivediamo a Porto Selcepoli. Quindi adesso possiamo andare a catturarlo. Mi raccomando però, per farlo bisogna avere bene o male tre cose. Uno, un Pokémon di livello inferiore al 40, e Tropius è perfetto per questo, quindi perché no, usiamo Tropius. Due, una bici da cross, e tre, dei repellenti. Mi raccomando, il livello del Pokémon deve essere inferiore al 40, ma superiore ai livelli dei Pokémon che ci sono nel percorso, in questo caso 110. E adesso possiamo cominciare la nostra ricerca. Attiviamo però prima il super repellente. E poi, la cosa più importante che bisogna fare è tenere premuto B. Se il Pokémon non esce dall'erba alta, vuol dire che non è presente in questo percorso. Bisogna aggiornare la location del Pokémon errante. Quindi entriamo qua dentro, usciamo da questo posto e rifacciamo. In questo modo non consumeremo troppi passi del super repellente, risparmiando su repellenti, e prima o poi uscirà. Spero più prima che poi. Ci vediamo quando l'avrò trovato, perché... sì. Finalmente! Dopo un quarto d'ora di saltelli, ecco qui Latios! Il Pokémon Eone, il Pokémon errante, esclusivo di Pokémon Rubino e di Smeraldo se avete selezionato il Pokémon Blu. Lui scapperà appena può. Quindi, ovviamente userò la mia Master Ball su di lui. Non voglio cercarlo più volte in questo gioco, anche se avendo un Pokémon con Malo Sguardo o un Wobbuffet con... com'è che si chiama? Pedinombra? È possibile impedire la fuga di Latios? Preferisco sinceramente catturarlo così, è molto più semplice come cosa. La sua controparte è Latias. Latios, il Pokémon Eone, anche quando si nasconde, Latios riesce a individuare altri e a percepirne le emozioni grazie alla telepatia. È molto intelligente e capisce il linguaggio umano, come
tutti gli altri Pokémon, tipo Drago Psico. È una bestia! Però non lo vedremo adesso come Pokémon, ne parlerò domani, perché nonostante sia un Pokémon leggendario, Latios è una eccezione per il Parco Lotta. Perché nel Parco Lotta non si possono usare alcuni Pokémon, Latios si può usare. Vorrei provare a consigliarvi di avere un Pokémon con sincronismo, con natura modesta o timida, ma a quanto pare non ce n'è bisogno. Bene! Mi raccomando, si può ottenere solamente nel post-game. Sia lui che Latias. Abbagliante è una mossa peculiare di Latios, che ripeto, vedremo un po' meglio domani. Latios, insieme a Beldum, è uno dei tre Pokémon più utilizzati per il Parco Lotta. Chi è il terzo Pokémon? Swampert! Quindi 2 su 3. Avessi scelto Mudkip, ma lasciamo stare. Per concludere questo video, voglio creare la mia base segreta, aggiungerei finalmente. E so benissimo dove crearla. Ossia sull'albero, vicino a dove abbiamo ottenuto forza segreta. Se scendono alcuni tralci, è possibile salire sull'albero. Vuoi usare forza segreta finalmente? La risposta è sì. Vai, Nyx! È sceso un grosso tralcio. E questa è la nostra base segreta. L'area interna della base segreta cambia in base a dove... a dove create la vostra base segreta. In questo caso siamo in un albero, quindi ovviamente c'è del legno qua sotto di noi. Si può anche usare su una grotta o nei cespugli. Non dimenticatelo. Ora possiamo decorare un po' la nostra, che schifo, base segreta. Preferisco cercare un'altra zona perché abbiamo solamente il tavolo di legno. Quindi meglio cercare un posto dove magari il tavolo di legno può sembrare più carino. Come ad esempio il percorso 116. Possiamo usare forza segreta, l'ho già detto, anche in alcuni punti rocciosi o nei cespugli. Quindi questo è un posto che non va bene. Lo vedete quello? Quel coso lì, quella rottura nel terreno. Si può coprire solamente ottenendo un mobile, insomma, speciale della base segreta, che noi non possiamo ottenere adesso, quindi quest'area va bene. Sembra andare abbastanza bene, ok. Quindi, vediamo giusto un po'. Qua sopra c'è abbastanza spazio, ok. Mentre decoro, devo dire che se fate uno scambio dati con altri giocatori di Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo, è possibile trovare quei giocatori nel vostro gioco, nelle loro basi segrete, mi raccomando. Se avete notato, c'era una Pokéball blu vicino alla bambola, che si può mettere solo sul tavolo, altrimenti si sporca, mi raccomando. Blu vuol dire che è la bambola nella nostra casa, rossa vuol dire che è nella nostra base segreta. Decoriamo tanto per decorare. Le basi segrete non sono così importanti in Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Sono carine, ovviamente, perché è possibile decorare un po' come volete la vostra base, tranne che sulle rocce, mi raccomando. Hanno forse un po' di valore extra se create una base in Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Però pazienza, questa è la tenda blu. Ovviamente la tenda sarà rossa, se scegliete rossa, dal mago dei quiz. I tappeti brillanti, salto, eccetera, alcuni hanno effetti speciali, quindi mettiamoli un po', tanto per sfizio. Mi sa che il tappeto tuono non posso metterlo da nessuna parte, però, perché, esatto, non può essere sotto a un tavolo o sotto la tenda blu, quindi pazienza. Il tappeto giro è un po' speciale, quindi preferisco metterlo in quest'angolino, ok? Decorate la vostra base come più vi pare. Ad esempio, io ho un poster, lo posso mettere qui. È carino, perché no? Ci sono alcune regole da seguire per la base, ad esempio non è possibile superare tot decorazioni, ma oltre quello è un modo carino per personalizzare un po' il vostro gioco. E questo è quanto. Se avete però un team di Pokémon decente e scambiate dati, l'ho detto, troverete allenatori nel vostro gioco di Pokémon con quel team, quindi è possibile affrontare altri allenatori nelle loro basi segrete. È divertente come cosa? Basta. Mi sa che non ho davvero nient'altro da dire sulle basi, ed è una brutta cosa perché in effetti volevo parlarne un po' di più. Possiamo, l'ho già detto adesso, volare al Parco Lotta, e nella prossima parte di Pokémon Smeraldo cominceremo a vedere meglio le attrazioni del Parco Lotta. See you next time, baby!